sono Marco Andreoli, il conduttore dell'azienda agonistica natatoria Chiusa Farina del comune di Ischia e Cellere. Questa mattina stiamo facendo una finale per quanto riguarda i cani da seguita sul lepre e prevalentemente sono concorrenti qualificati per la Federazione Italiana della Caccia e l'attività si svolge con la cerca dell'animale con tre poste che ci auguriamo che ci sia l'abbattimento del capo trovato e tra questi sei finalisti che sono stati qualificati tre ieri e tre oggi dovrebbe uscire il cosiddetto campione della Federcaccia per quanto riguarda i segugi. Allora, stiamo a celebrare l'undicesima Coppa Italia per cani da seguita categoria mute. Per quanto concerne l'organizzazione della Federcaccia, sono diversi anni che si cimenta in questo tipo di iniziative per divulgare la cultura cinofila, in special modo segugistica, in tutta quanta la nostra penisola. Infatti oggi qui a Montefiascone, provincia di Viterbo, abbiamo i rappresentanti di tutte le province, di tutte le regioni d'Italia, che si sono confrontati nella fase di semifinale del giorno di venerdì e sabato e oggi che è domenica si cimentano le sei migliori per quanto concerne la classifica finale che prevede l'assegnazione, come dicevo prima, dell'undicesima Coppa Italia messa in palio dalla Federazione Italiana della Caccia per segugi specializzati nell'insediare la lepre. Ecco, poi.
Sono Franco Nardi, sono giudice ENCI per le prove da seguito sul lepre. Stiamo facendo la finale della Coppa Italia della Federcaccia. È una giornata discreta, l'unico aspetto è che tira vento caldo da sud e i cani non sentono. Abbiamo trovato le fatte della lepre, ma i cani non sono riusciti ad attaccare né tantomeno ad ascovare. Bravo, bravo. Poi ti puoi dire sul pure, no? Un altro attraversa il poggio, la vedi quella quercia laggiù? Quella in mezzo, la vedi? Oltre quella quercia c'è un angolo, è un'altra recinzione. Un altro laggiù. Un lungo la vedi. Chi è che mi chiede? Un serio. Un salatore, dentro la puzza del mandarino. Vedi? 70-10 giallo. 70-10 Shiba. '96-29 verde. Cos'è? Sadi? Guadi. 29-09 blu. 29-09 più. Sì. Già subito le sezioni, il terzo e il quarto. 20-07, nero. Gli arrivi. No, sarà sotto pressione. 38-79, rosa, viola. Yuma. Se ne va dall'altra parte. Ce le porto io, Marco. Allora, a me mi conviene. Dopo sì, adesso sciogli qui. Vado avanti. No, fermi. Qui sciogli qui, quasi ce l'ha passata. Se ti ricambi il frigo di qua, se stiamo in giro. Vai! Ma se ti fai giù, dove vai? Fai il bagno a basso. Guarda come l'orario. Dici qua. Ieri, lavoro di piove? Avanti, Armandino Taraschi. Sono già bei leggeri per i seguiti. Sì, dopo vabbè, cioè, ho fatto diverse cucce, cioè, questi i cani con cui sono partito, diciamo. Poi. Come on.
Sono Marcello Canonaco, vengo da Mondalto, provincia di Cosenza. Sono venuto a giudicare questo campionato italiano della Federazione Italiana della Caccia a Montefiascone, dove ero già stato in altre occasioni, dove i terreni sono eccezionali, la presenza delle lepre è buona. Purtroppo, come tutte le prove, ci vuole sempre un pizzico di fortuna per far sì che poi la prova si concluda in maniera giusta e si concluda veramente con la vittoria. Sono stati tre giorni di prova bellissime, dove i cani si sono espressi. Abbiamo fatto delle prove sotto l'acqua, quindi con molta difficoltà per l'olfattazione dei cani stessi, però i buoni cani si sono comunque visti. Sono il giudice Enzi Pietro Cristofolini, vengo da Brescia e sono qua a giudicare la Coppa Italia della Federcaccia. Posti stupendi, alle mie spalle abbiamo il lago di Bolsena con tutte le colline e la prova si è svolta in maniera corretta, in maniera organizzata in modo splendido da Jacoponi Giuseppe e territori idonei per questa prova, le colline, presenza di lepri giusta, né troppe poche, mi ha fatto molto piacere essere qua in questi splendidi territori e spero di ritornarci. Benvenuti a tutti, in primis ai concorrenti, ai giudici che sono intervenuti da Brescia, da Cosenza, Macerata e Firenze. Quindi ringrazio gli accompagnatori, ringrazio i proprietari dei terrieri e i conduttori delle riserve dove ci hanno ospitato per la fase finale, che pertanto con la loro, diciamo così, passione hanno potuto dare adito allo svolgimento di questa manifestazione che è l'11ª Coppa Italia a livello nazionale organizzata da Federcaccia Nazionale con la collaborazione della Federcaccia Regionale e Federcaccia Provinciale. Pertanto ringrazio ancora tutti quanti hanno partecipato alla buona riuscita della manifestazione, ringrazio la presenza dell'assessore Ceccarelli e Manzi per instaurare un rapporto che si era interrotto con la vecchia amministrazione per problemi futili che però non erano da sottovalutare. Pertanto con piacere abbiamo invitato da parte di Federcaccia i rappresentanti del comune per poter poi continuare anche dal momento che l'assessore Ceccarelli è vicepresidente nazionale Libera Caccia, quindi è uno che ha voce in capitolo nel mondo venatorio. Il percorso della manifestazione inizia a febbraio con le varie eliminatorie provinciali
per poi concludersi con la semifinale che abbiamo svolto venerdì qui a Montepiascone con le miglior coppie che rappresentavano tutte le regioni d'Italia. Dopodiché le sei migliori di categoria A e di categoria B hanno fatto la fase finale che si è corsa nei giorni di ieri e di oggi. Dai risultati ottenuti potevano essere molto migliori, però il tempo purtroppo ha sacrificato il lavoro dei cani riducendolo in maniera determinante. Per fortuna oggi è stato un pochino più clemente di ieri. Pertanto rinnovo ancora un caloroso ringraziamento a tutti quanti e passo la parola al presidente regionale Federcalcio, signor Pompetti. Un grazie veramente di cuore per l'attività che ha svolto, perché organizzare una manifestazione di questo livello non è mai semplice. Trovare i campi, sistemare i posatori, sistemare il tutto. Perciò Giuseppe, un grazie veramente. Ero convinto della riuscita della manifestazione, visto che già era stata organizzata in precedenza. Un grazie ai proprietari delle due aziende che ci hanno messo a disposizione territori belli con presenza di lepri giusta, Chiusi Farina e Rita Favero, che tra un po' sarà qui tra noi. Un grazie ai concorrenti che sono venuti da 21 regioni da lontano, e agli amici delle Marche che si sono sobbarcati tre giorni piacevoli però con noi. Un grazie veramente di cuore a voi che siete stati qua ospiti a Montefiascone, diciamo, per tre giorni. Un grazie ai giudici Enci e ai giudici federali. I giudici Enci perché hanno svolto il loro compito in modo impeccabile sotto specialmente ieri, no, abbagnati fino veramente ai capelli per l'acqua, pure da mandare avanti la manifestazione. Un grazie alla provincia di Viterbo che ci ha permesso, insieme al comune di Montefiascone, di realizzare queste cose. Questi ringraziamenti, credetemi, sono dovuti, sicuramente dimenticherò qualcuno. Ho il piacere veramente come comune di ospitare sia Manzi, che non conoscevo, ma Massimo Ceccarelli, siamo amici di battaglie vere, pure su due sponde opposte. Lui è Libera Caccia, io sono Federcaccia, ma nei momenti dei calendari, per quello che riguarda la nostra regione, nei momenti delle liti, nei momenti particolari delle manifestazioni alla Regione Lazio, ci hanno visto impegnati uno per uno. Un grazie al presidente provinciale della Federcaccia di Viterbo, Giulio Cobboni, che non è mai mancato tutti i giorni, e un altro ringraziamento l'ho lasciato per ultimo, ma non perché vale né scala, perché è un amico da sempre, ci sfottiamo, giochiamo, che è Maurizio Bellacima. Questo vorrei un applauso a Maurizio perché Allora buonasera a tutti, io veramente mi trovo, partecipo a tante istituzioni, ma qui sono veramente con i cacciatori, sono a casa mia, io mi sento uno di voi, soprattutto sono un cacciatore di lepre da quando sono ragazzino, perciò praticamente anch'io condivido la vostra passione, e secondo me se non c'è cinofilia non ci sarebbe neanche caccia. L'amministrazione, vi prometto da oggi, metto a disposizione qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi tipo di disponibilità praticamente per portarla avanti negli anni prossimi, ma con possibilità di fare sempre meglio. Noi metteremo a disposizione tutto quello che vi serve. Grazie a tutti e vi aspetto chiaramente il prossimo anno più numerosi tutti insieme. Grazie. Parto dal terzo classificato della categoria B con una muta di Segugi Italiani Neri Pocati di buon tipo di Sorichetti Giorgio. Secondo classificato il signor Ferrero Giuseppe, una persona che ha fatto 600 chilometri penso per venire a fare questo tipo di prova, per cui un applauso penso che lo meriti. Con il punteggio di 159 più, molto buono, più 60 delle poste della squadra, con 219 punti è campione italiano dell'anno Michele Lagerano. Bravo Michele!